stata una settimana sicuramente emozionante, essendo la prima esperienza da grande lettore, e poi chiaramente venendo da un territorio come l'Isola d'Elba, anche rappresentanza di tutti quei luoghi periferici che normalmente sono dimenticati dalla politica, e rappresentanza anche di tutte le isole minori d'Italia, ma ovviamente della Toscana. Sicuramente è stata una forte emozione il giorno del primo voto in cui si entra in aula e si vota per la prima volta. Siamo arrivati fino ad oggi, credo, con un percorso molto lineare, molto trasparente, molto corretto. Forse mi riferisco ovviamente a quanto ha fatto Matteo Salvini. Io non capisco quale possa essere la sconfitta di una politica quando si va a votare un presidente dove nessun partito e nessuna coalizione non vuole per esprimerlo. Lei vede questa spaccatura all'interno del centrodestra? Potrebbe avere delle conseguenze anche all'interno dell'opposizione in Consiglio regionale? Lei, ricordiamo, è portavoce dell'opposizione. Innanzitutto dobbiamo dire che la Lega e Forza Italia fanno parte di un governo all'interno del quale Fratelli d'Italia non c'è mai stato, quindi questo non ha assolutamente inciso sulle dinamiche regionali e sui nostri gruppi e sulla nostra attività politica di opposizione, che anche seppur costruttiva è anche spesso dura, e lo abbiamo visto anche sulle inchieste del CEU, sulla campagna vaccinale e su tanti altri temi, quindi non credo che questo inciderà assolutamente sul piano regionale.